Una breve guida per rivestire i libri. Spesso ci troviamo in difficoltà ed è molto semplice invece. Si posiziona la carta sotto al libro, facendo attenzione che ci sia un margine superiore di 2 dita circa e 2 dita da questa parte. Prendiamo un po' di nastro adesivo e lo fissiamo. Non importa essere precisi in questa fase, bisogna solo essere calmi e non avere troppa fretta. Si passa sopra il nastro e si taglia lasciando sempre 2 dita. La prima parte è fatta. A questo punto si tende la copertina e si fissa in questo modo. Come vedete, già inizia a prendere forma il rivestimento. Se per caso è troppo teso, è sufficiente rimuovere lentamente il nastro e posizionarlo di nuovo, cercando di non tenderlo troppo, altrimenti fa quelle antistetiche pieghette. Come vedete, è a posto. Ora dobbiamo tagliare la parte in eccesso in questo modo. E ora a questo punto abbiamo il libro. Tagliare in diagonale 1 e 2, in maniera tale da fare una sagoma all'incirca 45 gradi. Lo faccio vedere nuovamente in questo modo, così. Non vi preoccupate se non è preciso, perché il lemmo andrà sotto. Ora seguite bene, occorre un po' di pratica e un po' di pazienza. Ecco qua, uno, due, lo vedete? Mi posiziono, ecco qua. Questo lato è finito. Guardate bene, lo piego in questo modo. Spero che si veda chiaramente. Piego così e poi lo piego sotto, così, e lo fisso così. Spero che sia sufficientemente chiaro. Se non lo fosse, provvederò a fare una nuova registrazione. Ve lo faccio di nuovo vedere, sono quattro gli angoli, ovviamente. Lo ripiego in questo modo, vediamo se posizionandomi in questo modo, spegnendo magari qua, si riesce a vedere meglio, così, e piegandolo in sotto, e sotto qua. Poi così, ultimo angolo. Così, così e così. Così e così. Il libro potrebbe essere già finito. Ora c'è una rifinitura da fare, aprendolo. Noi l'abbiamo fissato solo qui e qui. Occorre rifissarlo un pochino meglio, aggiungendo 1, 2, lembi di nastro adesivo nella parte superiore e 1 e 2 sui laterali, che corrispondono alla parte alta e bassa del libro. Ugualmente sulla parte posteriore, 1, 2,
4. Spero che sia chiaro. Aggiungo un ultimo suggerimento. Con un nastro adesivo alto, trasparente, tipo quello da pacchi ma è trasparente, si posiziona e si stende delicatamente affinché il lembo rimanga ben fissato, come vedete. Io spero che si riesca a vedere sufficientemente. Ho acceso di nuovo la luce perché si possa vedere che la parte interiore, non importa se possono esserci delle piccole gobbe, ma non è un grosso problema. Ora riprendiamo il nastro. Ecco qua, scusate, ma siamo in diretta live. Lo posizioniamo anche qui in maniera tale che sia saldamente ancorata la parte superiore e inferiore, oltre che la parte anteriore. Spero che si veda chiaramente. Il libro è perfettamente rilegato. Ultimo piccolo suggerimento: con un tampone è utile marcare il libro affinché sulla prima e sulla seconda pagina, affinché non ci siano spiacevoli cambi. Spero che sia stato sufficientemente chiaro e che vi possa essere stato d'aiuto. Un saluto.